Alone in the digital sign of some people need to survive. None in a mob of move your hands. Make them I know you live it, you love it. Don't forget your history and don't forget your destiny. L'universo è intorno a noi. L'universo guarda verso il sole. Siamo figli suoi. C'è fermento in Valnerina, la Quattro Castelli ha voglia di muoversi, di crescere, di provare a migliorarsi. Lo impone l'animo della società e un mercato che ha portato sul campo di Castel San Felice un organico di prima scelta. Serve tempo per assemblarlo con i play-off sfuggiti di un soffio l'anno scorso nel mirino. Muoviti, combatti mano nella mano. Muoviti, abbraccia chi ti sta vicino. Comincia a muoverti. Presidente Caterini, quarto anno per la Quattro Castelli in prima categoria, si può dire che ormai questa società è una realtà stabile, insomma. Sì, diciamo che anche quest'anno si parte per questa avventura, questa prima categoria che secondo me ci appartiene e che quindi cercheremo di superare, perché sinceramente il nostro obiettivo poi alla fine è sempre quello di far bene, di migliorarsi, perché si parte sempre per migliorare l'anno precedente, quindi mi piacerebbe abbandonarla questa prima categoria sinceramente, però non tornando indietro ma andando, facendo uno scalino sopra, quindi questo è l'obiettivo che ci siamo posti a inizio stagione, come e quando non si sa, però ecco, insomma, si parte per far bene. Ripeto, se non ci sono questi obiettivi finisce poi la voglia di andare avanti e di iniziare le stagioni calcistiche con la pila giusta, diciamo, quindi la squadra c'è, è stata costruita una bella squadra, una bella realtà, l'allenatore ormai lo conosciamo, quindi fa parte della famiglia e ci sono tutti i presupposti per fare bene, secondo me. Una componente che non deve mancare mai al gruppo, ai giocatori, secondo te? Allora, secondo me per vincere si devono, diciamo così, combinare tante cose, ci devono essere una serie di combinazioni che tra queste c'è sicuramente alla base di tutto, ci deve essere un gruppo, una società, un allenatore che diciamo vada nella stessa direzione, quindi queste sono le tre componenti fondamentali secondo me. Poi sicuramente ci vuole un po' di fortuna, perché la vita non guasta mai in tutte le cose, e secondo me poi sempre alla base di tutto ci deve essere la qualità della rosa, e secondo me è stata costruita, ripeto, una rosa di qualità, di quantità. Una rosa che secondo me può farci divertire, perché ci sono giocatori di livello, di categorie che hanno deciso di venirci a dare una mano. Questo non fa che farmi piacere e farmi onore, perché poi alla fine, come tutti sanno, qui da noi ci si viene solo per puro divertimento. E trovarsi al 17 di settembre con una rosa di 22-23 giocatori, come avete potuto vedere, per me è simbolo di grande, diciamo, di grande soddisfazione, ma oltre che per me personale anche per gli stessi giocatori, perché trovarsi a giocare con giocatori che magari fino all'anno scorso calpestavano i campi di Serie D o di campionati di promozione è motivo di soddisfazione. Quindi secondo me la società ha lavorato bene insieme all'allenatore, al nuovo direttore sportivo Fabio Donati, è stata costruita una squadra che secondo me può farci anche divertire, perché c'è anche tasso tecnico. Adesso, come si dice, sta nelle mani dell'allenatore arrivare ai risultati. Dell'obiettivo praticamente già ci hai detto, perché insomma ci hai detto delle ambizioni che avete. Dovessi dire quanto è impegnativo il girone? Allora, l'obiettivo è quello, perché nella vita io sono proprio un tipo ambizioso, quindi forse è un mio neo o un mio neo negativo o positivo, dipende da come uno lo vede. Per quanto riguarda il girone, secondo me quest'anno il girone è composto da squadre veramente forti, squadre che hanno costruito rose per stravincere il campionato, ma poi, come dico sempre io, quello che conta sono gli 11 ragazzi che la domenica scendono sul terreno di gioco, quindi è il campo che parla, con i nomi non si va da nessuna parte, ci vuole sacrificio, ci vuole senso di appartenenza alla squadra, perché poi i giocatori tu puoi dare i soldi che vuoi, ma se non si sentono addosso la maglia che indossano non si va da nessuna parte, e quindi secondo me, come dico sempre, i risultati si vedono alla fine. Cristian Feliciani, portiere. Alessandro Morbidoni, difensore.
Angelo Di Giacomo, centrocampista. Michele Santi, difensore. Alessio Celesti, attaccante. Vincenzo Pugliese, centrocampista. Luca Lisei, difensore. Lorenzo Argentati, attaccante. Marco Lubi, centrocampista. Cristian Lezzi, difensore. Coccia Jacopo, centrocampista. Luca Fogliani, difensore. Federico Zepponi, centrocampista. Simone Appolloni, attaccante. Cagnazzo Daniele, portiere. Per il terzo anno consecutivo, la guida tecnica è stata affidata a mister Fausto Ricci. Beh, sì, diciamo di sì, dai. Ci stanno sempre, qualche problemino ci sta sempre, però cerchiamo sempre di risolverlo nella maniera più tranquilla possibile. E andare avanti e inizia sto campionato che è importante, con squadre importanti, quindi con tutte le motivazioni possibili e immaginabili. La squadra è cambiata in parte no, sono rimasti, diciamo, giocatori importanti e c'è stato però un ricambio, soprattutto per il centrocampo. Quanto ci vorrà per vedere, diciamo, tutti i meccanismi oleati al massimo? Ma innanzitutto approfitto di questa cosa per mandare un in bocca al lupo a tutti gli ex ragazzi che stavano qui, in particolare a Gramaccioni, Virgili, a Sisani, Buttarini, Scarabottini, voglio di tutti, Pallucco e via dicendo, perché alla fine si sono dimostrati sempre ragazzi dal punto di vista professionale eccezionali. E per quanto riguarda la domanda che mi hai fatto tu, ci vuole un po' di tempo, ci vuole, perché chiaramente abbiamo preso dei ragazzi che hanno grandissime motivazioni, questo è importante, e questo sta alla base anche della scelta nostra al momento che siamo andati a prendere dei giocatori. Quindi vediamo, lavoriamo settimanalmente per migliorare sempre le prestazioni. Il materiale c'è, però che può fare la Quattro Castelli nel girone C? Ma che può fare? Io dico sempre, lo dico sempre al presidente, alla società e a tutti quelli che la compongono, di migliorare sempre la classifica dell'anno precedente, questo è importante. Abbiamo sfiorato sempre i playoff per un punto, due punti, e sempre purtroppo per le ultime 4-5 partite, dove tra infortuni, tra squalifiche eccetera eccetera, ci siamo giocati sempre partite importanti e abbiamo perso punti importanti. Quindi l'obiettivo mio sinceramente è quello sempre di migliorare l'anno precedente, questo è uno degli obiettivi più importanti, insomma. Non lasciamoci ingannare, la Quattro Castelli Valnerina è un complesso quadrato, ha giocatori sicuramente validi in tutti e tre i reparti del campo, e riuscirà sicuramente a trovare quell'amalgama che la porterà a ottenere dei buoni risultati e, a mio parere, anche a lottare, come ha fatto già l'anno scorso, per la zona playoff. Io credo che il tecnico Ricci, con i giocatori che si ritrova, riusciranno a fare un buon campionato. Lasciamo perdere questo calcio d'agosto, perché è un calcio di prova, è un calcio che diciamo lascia il tempo che trova. La squadra sicuramente ha un suo valore ed è ben compatta tra i reparti, ha dei giovani interessanti e delle esperienze molto valide, tipo Morbidoni in difesa, e non cito quegli altri. Voto all'organico io metterei un 7, perché comunque è valido e può far bene per questo campionato.